Tania era in lutto per la morte della madre. Si è innamorata di qualcuno ed ora si ritrova in Sicilia per affrontare una nuova serie di problemi. All'inizio della seconda stagione si trova in uno stato di euforica negazione. Spera in una nuova vita, dimenticandosi che non si può scappare da se stessi. Your missing husband is here. How was the flight? Hey, you know, I texted you a bunch of times and you never texted me back. No, I know, I'm sorry. He is Greg è misterioso. È misterioso anche leggendo il copione. Da quel che posso intuire, è una persona impermeabile, che non si vuole impegnare troppo, che ha sempre qualcos'altro per la testa. Going on. Hi. Hey. Who are you talking to? It's work. It's Bob. Why are we whispering? And choose someone who we think. A volte scegliamo persone che immaginiamo staranno con noi per sempre, ma poi ti ritrovi in una stanza d'albergo con qualcuno che fa finta che tu non ci sia. Right now. I love the idea of playing. Mi piace l'idea di interpretare una persona così megalomane e a tratti terrificante come Cameron. Horrendous as Cameron. But then. Ma parlando con il regista Mike White, ho capito che, come nella prima stagione e con altri personaggi della seconda, voleva tradire le aspettative degli spettatori. Quindi il personaggio doveva essere pericoloso, ma anche affascinante. Charming and likable. You need. Is he hurting her? Harper e Ethan sono sposati e stanno insieme da molto tempo, ma i matrimoni hanno alti e bassi. E questa è l'osservazione di una coppia di sposi che si trova in un momento difficile, che però potrebbe anche innamorarsi di nuovo. Who does that? Happily married couples? Couples that have been married for 5 years? No way, it feels fake. They're so quick to judge people. Ethan è abbastanza chiuso ed enigmatico. Gioca tenendo le carte nascoste, ma compie un percorso all'interno della serie. I pensieri e le emozioni che tiene dentro iniziano a venire in superficie e il suo comportamento inizia a cambiare. Hey, what is with these head things? We keep seeing them everywhere. Testa di moro. It's a warning to husbands, babe. Screw around and you'll end up buried in the garden. She is a little bit unexpected and mysterious and surprising. Daphne è misteriosa. È piena di sorprese. Un po' come lo sono tutti i personaggi. Ma all'inizio lei sembra molto trasparente. Quella facciata però si disintegra piano piano e rivela la sua complessità. She's definitely complex. My dad and I brought him here because we're Sicilian, or we have Sicilian heritage. Our last name's Di Grasso, and we're taking him to the town where his grandmother was born. I personaggi sono autentici. Sono cresciuto con questa idea di famiglia. Mia mamma viene da una famiglia di 14 figli. Sì, una famiglia grandissima, big family. I have cugini. Ho centinaia di cugini. Quando ci riunivamo, era un grande evento. C'era sempre un solo uomo al centro di tutto. Mio nonno. Era un uomo forte, militaresco, ed era bellissimo da vedere, perché c'era ordine e tutti sapevano qual era il loro posto e cosa dovevano fare. Ora le cose sono molto diverse. E lo vediamo con questi tre personaggi. Oh my God, your grandfather just fell. What we see is a breakdown. Vediamo il frazionamento della società. Io sono ancora il capo, ma nessuno mi ascolta più. E nessuno ascolta nemmeno il centro della famiglia, l'uomo che porta a casa tutti i soldi, cioè lui. E il ragazzo più giovane è già pronto ad andarsene. I think you're fine. You didn't hit your head that hard, or, you know, so I'm just gonna go. It's
So I'll see you in the morning. Yeah, when I got the audition, I just immediately related to... Sono entrato in connessione con il personaggio già dal provino. Adam Di Marco, Albi Di Grasso, entrambi con padre italiano. Io ho una sorella, lui quattro, e non abbiamo fratelli. Ci sono strane somiglianze. Ed è strano recitare con Michael e Murray, perché sembriamo una famiglia vera. E Murray assomiglia davvero a mio nonno. I'm just saying, you're 80 years old. Oh, I'm still a man. And I get older and older, but the women I desire remain young. Natural, right? Or do you still get what, hard erections? Portia si sente persa. Ha un bisogno disperato di realizzarsi, ma le sue aspettative le procurano delusioni costanti. Queste delusioni dipendono da cause esterne che non può controllare e sulle quali non può fare affidamento. E quindi si sente bloccata e impotente. That's what I wanted to get thrown around by some hot Italian guy, and now I'm just gonna be sitting in my room eating pasta. The menu's all pasta. Ti rendi conto la responsabilità di rappresentare l'Italia? I'm impressed that you're even here. Why are you impressed? It's a long trip from Los Angeles, and you're quite old, no? Diciamo che lui mi ha diretto in una direzione di aggressività. Io soffrivo tantissimo, sinceramente non avrei voluto. E mi sentivo proprio, avevo proprio i crampi allo stomaco. Però lui mi diceva, più sei stronza, più funziona. E quindi ho dovuto seguirlo affidandomi ciecamente, perché è un genio. Però poi dopo invece il personaggio finalmente ha potuto esprimersi anche in altre direzioni che spero che arrivino. Un ospite annegato. E vabbè, il mare non è proprietà dell'albergo. Noi non siamo responsabili di quello che succede nello Ionio. Da subito, anche quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato che Lucia non è un escort, è semplicemente una ragazza che è curiosa e vuole capire dove è finita, vuole conoscere, vuole rubare. Ha dei sogni, il sogno di aprire una boutique a Taormina, il sogno di forse diventare un'attrice, il sogno di andare a Los Angeles. And you're from Los Angeles. It's amazing. I always dreamt of going to Los Angeles. That is my dream. Mia non è un escort, lei ci si ritrova. Tra l'altro lei vuole fare la musicista e inizialmente non vuole essere tirata dentro questa cosa. Quindi è Lucia che le dice, ma tu vuoi fare la musicista? E allora dammi retta, vai dentro, trova il tuo modo. Quindi inizialmente lei viene trascinata dentro questa situazione, ma lei è un po'... E poi però capisce bene come lei... Inizialmente sarà, il mio personaggio è molto timida, però poi a un certo punto capisce che deve arrivare dove vuole arrivare e quindi farà una quantità di disastri pur di arrivare lì. Devi essere pratica, ti devi prendere tutto quello che puoi ora che sei giovane. Ti servono i soldi per fare musica? C'è un sacco di talento tu. Mike White avrebbe potuto trattare questi personaggi come ricchi eccentrici, dare un giudizio cinico della società e dipingerli come odiosi, ma li ha resi umani e ha trattato il tema della famiglia. Tutto ruota intorno ai personaggi, che non sono solo il pretesto per la trama. Le storie sono coinvolgenti, ma scaturiscono dai personaggi che si scontrano e impattano l'uno contro l'altro. Do you really think you should be telling her all this? Why not? I have nothing to be ashamed of, and I'm honest. I don't keep fucking secrets from my family. You should try it sometime. I think Mike pulls off something that's really hard to do, which is Mike riesce nell'impresa di rendere autentici i rapporti tra persone stravaganti, anche nelle situazioni più pazze. E in più aggiunge comicità ovunque. Anywhere. It's toast, people. No, thanks. They want to do a toast. Can you hold the glass for me? I haven't eaten in 6 hours. I don't need any more. Sorry. Just hold it. I'm so grateful for this. Sono grata per il tempo trascorso in Italia, di cui amo le persone, la cultura e lo stile di vita. And I'm very comfortable in Italy. Sono felice quando sono in Italia. Ma in Sicilia è stato ancora più speciale. Mi hanno accolto. Mi hanno invitato a stare con loro, con la mia famiglia, nei periodi di bassa stagione, come ospite in casa loro. Yeah, we made a lot of friends.
Sì, abbiamo stretto molte amicizie e vorrei che fossimo ancora lì a girare. Entrambi non volevamo che finisse. È stato bello da tutti i punti di vista, professionale e sociale. La Sicilia è stata un personaggio della serie. Ha contribuito a rifletterne ed esaltarne i temi con la sua bellezza e la sua sensualità artistica. We are Sicilian, just like you. Although I'm not from Sicily, I'm from Milan. It's so endemic. L'Italia e la Sicilia in particolare sono parte della serie. Mike ha fatto scontrare la cultura statunitense con quella europea. L'antica cultura italiana, la sua arte e le sue tradizioni si intrecciano con queste dinamiche tra i sessi. La vista dal balcone dell'albergo mi ha tolto il respiro e mi sono emozionato riguardando la serie, perché quella è stata la nostra casa per 3 mesi.